Guardate che appunto io incontrerò domani sarà Schiavonia. Il direttore generale dell'USL Euganea incontrerà i medici e i primari dell'ospedale di Schiavonia, che ormai da una settimana è tornato ancora una volta ad essere Covid Hospital per fronteggiare la quarta ondata del virus. I sanitari e i dipendenti di Schiavonia, attraverso la piattaforma change.org, hanno lanciato una petizione per mantenere aperto l'ospedale a tutte le patologie e garantire un servizio sanitario completo a tutti i pazienti Covid. Una lettera aperta al presidente del Veneto, Luca Zaia. È prevista anche una mobilitazione per sabato 18 dicembre alle ore 10, ben consapevole della stanchezza di medici, infermieri e OSS che ormai da 2 anni sono in prima linea contro il Covid. Il direttore dell'USL, Sai, ha deciso di incontrare i responsabili dei reparti per cercare di rassicurarli. La cosa che mi colpisce è che, e ripeto, riguarda un po' tutti gli ospedali, Schiavonì in particolare, da questi segnali è la stanchezza, la grande stanchezza che hanno gli operatori, tutti, non solo medici, ma infermieri, operatori di assistenza, ma direi anche amministrativi, perché dopo è tutta la macchina che appunto è stanca perché da 2 anni con queste ondate che continua a restare sul pezzo e non stacca la testa, tra virgolette, dal problema. A Schiavonia il pronto soccorso è diventato punto di primo intervento per i pazienti Covid. 13 posti letto in terapia intensiva sono occupati sempre solo da pazienti Covid. Gli interventi chirurgici sono stati sospesi, rimangono attivi solo il punto nascite, ostetricia, diabetologia, oncologia e psichiatria. Come hanno reso noto i primi cittadini della Bassa Padovana che nelle scorse ore hanno partecipato alla conferenza dei sindaci, l'USL ha già stipulato un accordo con Rovigo per il trasferimento dei pazienti non Covid negli ospedali rodigini più vicini.